L'impegno paga anche in una crisi così drammatica e Fincantieri lo dimostra, così come dimostra che esiste un pubblico che funziona ed attesta la capacità italiana di fare, inviando all'Italia un messaggio di fiducia e speranza, ma soprattutto di serietà. Così la presidente della regione, Deborah Serracchiani, ha sottolineato l'efficacia dell'azione portata avanti da Fincantieri per conservare la sua leadership nel mondo della cantieristica internazionale in occasione della consegna ufficiale della Royal Princess da parte di Fincantieri alla Princess Cruises. Presidente, a Monfalcone è stata costruita la più grande nave d'Italia, motivo d'orgoglio e di buon auspicio per il futuro. Beh, direi di sì, anche perché in questo momento di crisi ci sono delle eccellenze che camminano. C'è da ricordare che qualche anno fa nessuno avrebbe scommesso molto sulla cantieristica navale, ci è voluto coraggio, ci sono volute delle idee, naturalmente il lavoro sapiente di tante persone che vanno assolutamente ringraziate perché abbiamo delle maestranze importanti in questo territorio e credo anche di poter dire che è un territorio che torna ad essere attrattivo puntando su una manifattura importante come quella della cantieristica navale. Nel grande teatro, collocato tra il sesto ed il settimo ponte della nave, la presidente del Friuli Venezia Giulia ha preso parte alla cerimonia assieme a numerose autorità regionali e a Vincenzo De Luca e Michele Meta, rispettivamente viceministro alle infrastrutture e trasporti e presidente della Commissione Trasporti della Camera. Giuseppe De Bono, amministratore delegato di Fincantieri, nel suo intervento ha ribadito l'importanza della produzione nazionale dell'acciaio per la cantieristica, ha spiegato la filosofia che ha indotto Fincantieri a non mollare, nonostante le difficoltà, confermato il lavoro fatto sino all'ultimo per strappare la Royal Princess ai cantieri tedeschi e ricordato che quello di Monfalcone è l'unico cantiere italiano a non aver ricevuto fondi per ricerca e innovazione. Il viceministro De Luca ha dichiarato che questa azienda si è salvata perché ha fatto due cose che è difficile fare in questo paese. Ha avuto il coraggio di decidere, darsi un piano industriale, fare i conti con la globalizzazione e la sensibilità di portare avanti una trattativa sindacale che ha guardato alla sostanza dei problemi, e cioè alla difesa del lavoro e non delle liturgie pseudosindacali che non servono a nulla.